Alle piscine e alle Naiadi di Pescara è sempre la stessa storia. Uno degli impianti sportivi potenzialmente più importanti del centro Italia, alle prese con i soliti problemi di gestione. Sono almeno 40 anni che non sembra esserci pace per questa struttura ed ogni tentativo di rilancio, dopo un avvio promettente, naufraga miseramente. Tutto questo da quando, dopo il fallimento dell'azienda di soggiorno, l'impianto è diventato di competenza regionale. La gestione è complessa, è passata di mano in mano a varie società fino ad arrivare ad oggi, con l'ennesimo presidio di protesta dei lavoratori che non percepiscono stipendio da 3 mesi, il blocco delle utenze e una serie di attività che rischiano di saltare. Ed il problema è sempre lo stesso. Crediti vantati dalla Protuziana, la società che è in gestione dell'impianto, o dalla regione che per motivi burocratici non liquida. Sono quasi 250-300 mila euro di lavori fatti diciamo, e non riconosciuti, più c'è un bonus energia di quasi 180 mila euro. Dall'altra c'è la regione che ha i tempi tecnici, diciamo, burocratici per erogare questi fondi. In mezzo ci siamo noi con i nostri problemi chiaramente di pagamento di bollette, mutui, affitti e cose varie. Ma è solo una questione di crediti o una società che gestisce un impianto così importante non dovrebbe avere in qualche modo una liquidità di riserva per contrastare questi fenomeni che comunque sono fisiologici? Questa cosa non è sostenibile e non si può immaginare di rimpallare la palla su questioni di tipo, a questo punto, puramente burocratiche. Se è vero come è vero, perché lo leggiamo ovunque, che la Petruzziana vanta dei crediti da parte della regione e che una volta incassati lo dichiarano pubblicamente, l'abbiamo sentito fino a qualche giorno fa, ci dicono che una volta incassati i crediti la prima cosa che faranno è pagare gli stipendi, dall'altra parte della regione ci dicono che ci sono dei tempi rispetto alle erogazioni, ci facciamo dare la definizione di questi tempi, che però poi slittano, che però poi slittano, che però poi slittano, e diventa praticamente dentro questa situazione, poi alla fine le vittime reali sono le persone, sono quelle che stanno sul campo, sono i lavoratori. Questa situazione, lo ripeto per l'ennesima volta, non è giustificabile, ognuno si assume la sua responsabilità, si metta mano a dei procedimenti che prevedono anche, diciamo, delle accelerazioni anche rispetto a quello che è dovuto, e si dia la possibilità alle persone di sopravvivere, di portare il pane a casa.